Più sabbia per fare castelli, aree gioco attrezzate e punti di ristoro. Sono 83 le spiagge a misura di bambino selezionate dai pediatri italiani. 7 quelle nel Lazio, a eccezione di Montalto di Castro nel Viterbese, tutte le altre sono nella provincia di Latina, da Gaeta a Spellonga. Donatella Anzovini. Fa il pieno di bandiere verdi il litorale pontino. Sono 6 le spiagge a misura di bambino in provincia di Latina, secondo i pediatri. Un risultato notevole se si considera che nel Lazio solo un'altra località balneare, Montalto di Castro, si è aggiudicata l'idoneità per accogliere i genitori con prole al seguito. Tra le spiagge del litorale pontino che hanno ottenuto il riconoscimento assegnato da 147 pediatri, coordinati da Italo Farnetani su tutto il territorio nazionale, quella di Spellonga. Il mare è pulito. Non è molto profondo e la spiaggia è una spiaggia abbastanza larga, tenuta bene. I bambini benissimo, io sono anni che vengo a Spellonga, proprio per i bimbi è ottima questa spiaggia. Bandiera verde anche per San Felice Circeo, per il mare pulito e l'acqua bassa, ma anche per la presenza di locali per la ristorazione, dai bar alle gelaterie alle pizzerie per la merenda. Bellissimo come mare, posso dire che la spiaggia è pulita, i bambini stanno tranquilli, possono già giocare tranquillamente. Qui a San Felice si trovano bene, specialmente i bambini, perché l'acqua è bassa e molto pulita. C'è intrattenimento per loro, ci sono dei giochi, le giostre, vanno bene, si trovano benissimo. Spiaggia per i più piccoli, anche per Sabaudia, per la presenza di sabbia soffice, adatta a costruire castelli e riempire formine, e di bagnini responsabili della pulizia e della sicurezza in mare e in spiaggia. La dimensione bambino va abbastanza bene, però vedo che gli adulti pure mi sembrano abbastanza bambini, quindi siamo tutti bene, insomma, abbastanza. Abbiamo mangiato bene adesso, per non entrare nell'acqua subito, ho detto ok, giochiamo con sabbia. Hanno passato a pieni voti gli esami per il riconoscimento di spiaggia a misura di bambino anche quelle di Gaeta, Formia e Lido di Latina, che quest'anno si è aggiudicato per la prima volta anche la bandiera blu.